Ciao ragazzi, dal vostro schizzo, oggi eccoci qui oggi in un nuovo video. Siamo qui con la 5 anni con challenge con Napoli. Cos'è successo? Sono alla seconda stagione perché avevo fatto i video alla prima stagione, ma li ho persi, probabilmente li ho cancellati. Sicché partirò dalla seconda stagione, però vi dirò cosa ho fatto la prima stagione e ve lo farò vedere. Allora, gli acquisti. Partiamo con gli acquisti della prima stagione. Ho acquistato Rashford, Camavinga, Teat, Gomes, Vitinha, Atnuir e Lepenent. Andiamo a vedere subito cosa abbiamo fatto. Eccolo qui. No, scusate, andiamo da la mia carriera, prima stagione. Eccolo qui. Il campionato non l'abbiamo vinto. La Coppa Nazionale c'è scritto vincere la Coppa, sì, ma non l'abbiamo vinta perché l'avevo scritto tutto e avevo scritto no. Sì, che avevo scritto zero titoli, che non l'abbiamo vinta. Raggiungere semifinale della Coppa Continentale e obiettivo Coppa Continentale aggiunto no. Invece qui mi dice Coppa Italia, semifinale, campionato, non so cosa vuol dire, progressi, Champions League finale. Premio tecnico nell'anno, no. Tecnico del mese 1. Miglior prezzo pagato Rashford. Prezzo di vendita maggiore Robotka. Quartis che c'è per League. Storico club è questo, ma direi che ci interessa poco. Ora vi faccio vedere gli acquisti che ho fatto in questa stagione. E poi vediamo la rosa. Ho acquistato De Ligt, ho mandato Peso Pappa, ho acquistato Wai, ho acquistato Gollini, ho venduto Idasic, ho venduto Rachmani, ho venduto Petagna, ho venduto Luperto. Devo vendere anche Foloruncio. E questa è la rosa. La vedete così, ve la leggo anche. In porta Meret, Gollini e Contini. Sulla sinistra Olivera, Atnuir. Difesa centrale De Ligt, Kim, Teate, Ostigard, terzini destri Di Lorenzo e Zanoli, CDC, Zambanguissa, Camavinga, Gomes e Lepenant, vabbè, Foloruscio va venduto, COC, Zielinski, Kvaratskhelia, Gaetano e Elmas, attaccati Osimhen, Rashford, Vitinha, Wai. Io detto questo, ho fatto vedere la rosa e tutto. Io ora farò tutto quello che devo fare, piani di crescita e tutto, faccio tutto quello che devo fare, metto piani di crescita, levo eventuali clausole rescissorie, rinnovo i contratti, faccio tutto quello che devo fare e io direi che noi ci vediamo alla fine di questa seconda stagione. Siamo arrivati alla fine di questa seconda stagione, andiamo subito a vedere. È rosso la cosa del Napoli. E Vitini se ne vuole andare anche. Dirigenza non è contenta. Andiamo a vedere prima la rosa. Andiamo a vedere cosa abbiamo combinato. No, ho sbagliato. Mettetela sulla rosa. Vediamo su Abrosa. Ok. Alex Meret più 2,85. Gollini ha fatto nulla. Contini più 1,69. Olivera nulla, Atnuir più 3,81, Atnuir titolare e vendiamo Rivera, ma poi guardiamo. De Ligt più 3,89, Kim più 2,84, Teate più 2,82, Ostigard più 1,77, Pappa si è fatto un bel più 3, Di Lorenzo più 1,85, Zanoli più 3,76, Zambanguissa più 2,86, Camavinga più 4,89, Gomes più 2,81, Lepenant più 2,78, Zielinski più 1,86, Kvaratskhelia più 4,89, Gaetano più 1,75, Elmas più 2,84, Osimhen più 3,91, Rashford più 3,91, Vitinha più 2,81 e Wei più 3,80.
non è andato male a livello di overall di crescita. Osimhen 28 gol, Kvaratskhelia 25, Rashford 25, 9 Anguissa, 8 di Lorenzo, 5 Zielinski. Mentre con gli assist 18 Kvaratskhelia, 12 Zielinski, 8 Camavinga, 6 Anguissa, 4 Osimhen. Vediamo se il portiere ha fatto un assist. Meret 0 assist. Detto questo, andiamo a vedere a questo punto cosa dobbiamo fare nel campionato. Chiudo gli occhi, vado su classifica, chiudo gli occhi e scorro tutto giù. Ok, entrata. Ok. Decimo Sassuolo, nono Bergamo Calcio, ottava Lazio, settimo Udinese, Fiorentina sesta, Roma quinta. Siamo tra le prime 4. Quarto il Milan, siamo fra le prime 3. Terza Juventus, siamo seconda o prima. Ok. Aspetta che tappo un attimo gli occhi. Dovrei coperte le due squadre. Aspetta con la mano. 24 gol, 24 vittorie la prima, 25 la seconda, 11 pareggi la prima, 8 la seconda. 3 sconfitte la prima, 5 la seconda. Pari punti. No, no. Abbiamo perso il campionato a pari punti con l'Inter. Per gli scontri diretti. Sì, perché contro l'Inter abbiamo ben due sconfitte. Poi con le sconfitte completate. L'Inter non sapeva tenere le sconfitte completate. Con 36 gol subiti l'Inter, noi 45. E 85 gol fatti, l'attacco è spettacolare. Avevo detto. Andiamo a vedere a questo punto la Coppa Italia, cosa è successo. Siamo usciti contro l'Inter in semifinale per 5 a 4. Ve l'ho detto, l'Inter è la nostra bestia nera. UEFA Super Cup, la vinta Real Madrid, così per curiosità. La Champions League, Inter in finale contro l'Ipsia. L'Inter ha battuto il Bayern per 4 a 3. Poi la Juve aveva perso il Leverkusen per 4-2, l'Inter aveva battuto la Roma per 2-0, aveva battuto il PSG per 5-0, la Roma aveva battuto il Real Madrid 5-4, la Juve aveva battuto gli Spurs 2-1, noi avevamo perso il Leverkusen per 5-2, mentre nella fase gironi noi siamo passati a questo girone come secondi, la Roma ha passato questo girone col Bayern come prima del girone. Poi Juventus come seconda del girone, questo girone qui, e l'Inter seconda del girone con questo girone qui. Detto questo, volevo rivedere un attimo la finale contro l'Inter Lipsia. Ok, andiamo a vedere la UEFA Euroleague, cosa è successo. Finale italiana Lazio-Milan. Lazio aveva battuto il Besiktas 4-1 e il Milan, l'Arsenal 4-1, Lazio aveva battuto il Mainz 4-2 ai quarti, il Milan aveva battuto 5-4 Chelsea ai quarti, la Fiorentina ha perso contro l'Arsenal per 4-1, il Milan ha battuto 2-1 il Valencia e la Lazio ha battuto 2-0 il Marsiglia agli ottavi. Ai turni preliminari non c'è stato nessuno dell'italiano perché il Milan è passato prima questo girone qui. La Fiorentina ha passato primo questo girone qui, mentre la Lazio ha passato primo questo girone qui. Andiamo a vedere l'Euro Conference League. In finale un'altra italiana, il Bergamo Calcio. Semifinale che ha battuto 4-2 Rangers, 6-2 il Twente ai quarti di finale. Agli ottavi ha battuto il Gladbach per 3-1. Ai turni preliminari non c'è stata perché è passata prima in questo girone. Io direi che ci vediamo un pochino più tardi per vedere se le italiane hanno vinto queste tre competizioni. Ci vediamo. Ora vado avanti di un mese e poi ci vediamo per vedere chi ha vinto. Se tutte e tre le italiane hanno vinto la competizione europea. Andiamo a vedere quali italiane. Se le italiane hanno vinto le competizioni europee, cioè facciamo un 3 su 3. Oh, ellipsia, perfetto.
Non si può fare più 3 su 3, 3 su 3, sì. La UEFA Europa League o Lazio-Milan ha vinto la Lazio ai rigori, mentre la Conference League ha vinto il Club Brugge. Perfetto, come nella vita reale, no. Nella vita reale 3 su 3 perse le finali. Che almeno un italiano riuscì a trionfare. Detto questo, io direi che noi ci vediamo all'inizio della terza stagione. Eccoci all'inizio di questa terza stagione. Lì c'era scritto attiva, non attivo nulla. Andiamo a vedere subito la rosa all'inizio di questa terza stagione. In porta tengo Benedetto, tengo Lini e tengo Contini. Sulla sinistra vendo Oliveira, tengo Atromir e compro un terzino sinistro per la panchina. Mentre in difesa tengo De Ligt, Kim, Teate e Ostigard. Poi Pappa lo lascio in prestito. Sulla destra tengo Di Lorenzo e Zanoli. Sulla mediana tengo Zambo Anguissa, Camavinga, Gomes e Le Penant. Calcio C tengo Zielinski, Kvaratskhelia, Gaetano ed Elmas. Invece per l'attacco tengo Osimhen, Rashford, Mando ha preso Vitinha, voleva esserci da sempre, prendo White. Finché ho preso anche un ATT per la panchina. Vi faccio subito vedere chi ho messo al mercato, vedete che Carvalho e Oliveira stanno andando alla Juve in prestito per 2 anni. Ecco qui i giocatori che, diciamo, più che ho messo quelli che mi interessano. Dove sono i terzini, così li avevate già visti. I terzini interessati sono questi, mentre per gli attaccanti, guardate, sono questi qui. Sono tanti 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 gli attaccanti. Detto questo, ci vediamo dopo per farvi vedere gli acquisti che ho fatto. Vi faccio subito vedere gli acquisti che ho fatto. Andiamo subito a farvi vedere. Ho acquistato Nicholas Jackson e Cozza come difensori di panchina, terzino sinistro di panchina e tutti di panchina, mentre quindi se arrivare a 50 mi viene in prestito alla Juve. Detto questo, ora io faccio tutto quello che devo fare, rinnovo i contratti, levo clausole se ci saranno, rinnovo contratti, metto piani di crescita, faccio tutto quello che devo fare e noi ci vediamo alla fine di questa terza stagione. Stagione finita, la terza stagione finita, andiamo subito a vedere. Rosso, 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 rischiamo. Andiamo a vedere la rosa, prima cosa. Meret,86 più 1. Collini, 79 più 1. Contini, 70 più 1. Atenuir, 82 più 1. Cozza, 79 più 1. De Ligt, 91 più 1. Kim, 85 più 1. Teate, 83 più 1. Ostigard, 78 più 1. Pappa 71 più 3, ottimo Pappa. Di Lorenzo 86 più 1, Zanoli 77 più 1, Zambonguissà 87 più 1, Camavinga 90, ma va bene, insomma, così direi. Gomes 72 più 1, La Penant 79 più 1, Zielinski 88 più 2, Zielinski che è cresciuto una bestia. Kvaratskhelia 91 più 2, Gaetano 76. Elma 75 più 1, Osimhen 92 più 1, Rashford 92 più 1, Wai 81 più 1 e Nicole Jackson 83 più 3. Mentre Vitinha alla Juve 81 più 1. Già vedete le statistiche, in testa Vitinha ha fatto 4 partite e 0 reti, ha fatte 3 in campionato e 1 in Champions League. Non gioca da poco. Andiamo a vedere le reti.
Rashford 30 atletic, Varesca Osimhen solo 10 reti. Cosa che ha rubato? Dico Jackson, 45 reti, ma Osimhen 10 sono poche. 33 Rashford, 17 Kvaratskhelia, 10 Osimhen, 8 Zambo, 8 Zielinski, 7 Camavinga, 6 Di Lorenzo, 5 Jackson, 5 Elmas e 4 De Ligt. Mentre gli assist, 13 Rashford, 10 Zielinski, 8 Camavinga, 8 Kvara, 6 Zambo, 4 Atnuir, 2 De Ligt, 2 Osimhen, 1 Di Lorenzo, 1 Gomes, 1 Jackson, 1 Theat, 1 Elmas. Meret 0. Non è andata bene bene sta stagione, eh. Andiamo a vedere la classifica. Ok, sono andato tutto giù, mi sono tappato gli occhi. Decimo la Sverona. Nono Udinese. Lazio ottava. Settimo Bergamo Calcio. Sesta Roma, siamo fra le prime 5. Quinto Fiorentina, siamo fra le prime 4. Quarta Juventus, siamo fra le prime 3. Terza Inter, siamo fra le prime 2. Tappiamo qui. Ok. Chiudo gli occhi e li tappo. Ok. 38-38. 26 vittorie, 8 pareggi, 4 sconfitte. 23 vittorie, 11 pareggi, 4 sconfitte. La seconda ha fatto un po' più di pareggi. 81 gol fatti contro 77 la seconda e 36 gol 39 gol subiti contro 38 la seconda. Sì! Un titolo ce la portiamo a casa. Un titolo è a casa. Andiamo a vedere la Coppa Italia Freccia Rossa. Persa in semifinale contro Fiorentina 4-3. La UEFA Super Cup non ci interessa, la Champions League invece sì. In finale dopo l'Inter il Milan che ha battuto 3-1 il Lipsia in semifinale. Ai quarti ha battuto gli Spurs per 3-0. Noi abbiamo perso contro il Real Madrid per 4-2. Ai ottavi di finale ha battuto il Telecom per 3-2, mentre Lazio ha perso per 5-3 contro il Lipsia. Il PSG ha perso, la Juve ha perso 3-1 contro il PSG, l'Inter ha perso 4-3 contro il Barcellona e il Napoli, noi abbiamo vinto 4-2 contro l'Arsenal. Della fase a gironi, Inter è passata seconda in questo girone, Milan è passato secondo in questo girone, Lazio è passato secondo in questo girone, mentre il Napoli è passato secondo in questo girone e la Juve secondo passato in questo girone. Sono 5 squadre, non 4, solo sono 4. Però andiamo a vedere la Europa League, nessuno italiano in finale. Nessuna italiana in semifinale, nessuna italiana ai quarti di finale. La Roma ha perso contro il Marsiglia per 3-0 agli ottavi. Turno preliminare, nessuna italiana. La Roma aveva passato la Fiorentina uscita, è andata in Conference League in questo girone qui. La Roma è arrivata prima in questo girone. Andiamo a vedere la UEFA Conference League. Nessuna italiana in finale. La Fiorentina è arrivata poi in semifinale perdendo contro l'OL 4-1, però aveva vinto contro il Liverpool per 5-4 rigori. Aveva vinto Udine contro l'Udinese per 3-2, eliminando l'altra, quello che era arrivato in conference. Ha vinto i preliminari contro il Bayern per 2-1, per 3-2, mentre l'Udinese è passato primo questo girone. Io direi che un titolo, solo un titolo, si accoccia, e direi con questo titolo, almeno alla terza stagione abbiamo vinto un titolo,
Ci vediamo alla quarta e penultima, non ultima, penultima, all'inizio della quarta e penultima stagione. Arrivati all'inizio della quarta e penultima stagione, da vedere subito la rosa. Direi che tengo Meret, Gollini e Contini. Sulla sinistra tengo Atnua, Irving, Docozza. Difensori centrali tengo De Ligt, tengo Kim, tengo Teate, tengo Papa e vendo Ostigard. Volevo provare a prendere un difensore centrale titolare e poi vedere se sposto Kim come panchinaro, come turnover. Se riesco a spostare Kim come turnover, mando Pappa in prestito, lo vendo. Invece non mi vuole fare turnover, vendo Kim, poi comunque lo sapete. Allora, sulla destra tengo Di Lorenzo, Zanori. Sulla mediana vendo Zambanguissa, tengo Camavinga, tengo Gomez, tengo Le Penant e compro un CDC titolare. COC tengo Zielinski, tengo Kvaratskhelia, tengo Gaetan e tengo Elmas. Come ATT tengo Osimhen, tengo Rashford, tengo Way e tengo Jackson. Detto questo, andiamo subito a vedere chi ho messo come terzino. Sinistro titolare, difensore centrale titolare e CDC titolare. Faccio vedere. Qui i difensori centrali ho messo alcuni dei più forti, quelli che già c'erano qui, ho lasciato quelli. Gente che un po' come diventa 90, si spera. Sinistri ne ha aggiunti qualcuno tipo Davis e Hernandez. Questo Rodriguez che era interessante e Mendes, ma per una stagione di cui Rodriguez non ne fa nulla. E invece CDC titolari Tchouaméni, che sì, ne ho messi pochi, ma per me sono questi, o uno dei due piglierò, poi vedrete quale. Allora, detto questo, io direi che ora faccio un po' tutto quello che devo fare e noi ci vediamo dopo per farvi vedere chi ho acquistato. Vi faccio vedere il mercato finito che ho fatto. Ho fatto tre top acquisti per migliorare la squadra al 100%. Vabbè, ho venduto Pappa, ho preso Upamecano, ho preso Davis, ho preso Tchouaméni, ho venduto Cozza e Ostigard e Zambonquist anche. Avete visto, non ho venduto Kim perché sono riuscito a tenerlo Kim turnover e lo sono riuscito a tenere. Perfetto. Detto questo, io direi che ora finisco di fare le mie cosine, tutto quello che si fa, piani di crescita, tutto quello che si fa nella carriera, ambito carriera allenatore, e noi ci vediamo alla fine di questa quarta e penultima stagione. Stagione finita, andiamo subito a vedere. Tanto rosso, scusate per il singhiozzo. Andiamo subito a vedere cosa è successo. Ora passato i nostri giocatori, ho sbagliato come sopra il mercato. Scusate per il singhiozzo. Meret più 2, 88. Gollini 79, Contini 70. Poi Davis più 1,90, Atnuir 82, De Ligt 92, Upamecano 88 più 1. Mi stoppo un attimo, mi faccio passare il singhiozzo e poi vi dico gli altri. Mi è passato il singhiozzo, sì che Kim non è né salito né sceso. Teate, Di Lorenzo 89 più 2, buono Di Lorenzo. Zanoni 78 più 1. Tchouaméni 90 più 2, Camavinga 91 più 1, Gomez 82, Le Penant 80 più 1, Zielinski 89 più 1, Kvaratskhelia 92 più 1, Gaetano 77 più 1, Elmas 76 più 1, Osimhen 93 più 1, Rashford 93 più 1, Y 82 più 1 e Jackson 84 più 1 e Vichini alla Juve 82. Andiamo a vedere le statistiche. 35 reti per Rashford, 21 per Kvaratskhelia, 21 per Osimhen che si è ripreso, 17 Zielinski, 5 Davis, 5 Tchouaméni, 4 di Lorenzo. Mentre con gli assist, 18 Camavinga, 16 Kvaratskhelia, 9 Rashford, 8 Zielinski, 7 Tchouaméni,
5 Davis, 4 Osimhen, Elmas ne ha fatte 2, Di Lorenzo 1, Delict 1, Teate 1, Meret 0. Io ha performato bene la squadra. Andiamo a vedere il campionato. Chiudo gli occhi come sempre, vado giù e poi scorriamo su. Stavolta rapidamente senza. Ok, detto questo, decima Fiorentina, nono Bologna, ottava Les Verona, Roma, settima Roma, sesta Bergamo Calcio, saremo tra le prime 5, quinta Inter, siamo fra le prime 4, quarta Lazio, siamo fra le prime 3, terza Milan, seconda Juventus, prima Napoli, secondo titolo mi sembra vinto per ora, perché gli altri non so, gli altri titoli non lo so, la vediamo, tanto me lo appunto un attimo. Tanto c'è un titolo vinto pure nella quarta stagione. Andiamo a vedere la Coppa Italia, c'è pure la Super Cup. La Coppa Italia ha vinto anche la Coppa Italia, che due titoli. Abbiamo visto la Super Cup. Vinta anche la Supercoppa, tre titoli. Andiamo a vedere la UEFA Champions League. Nel suo italiano finale, il Milan ha perso 4-1 in semifinale. Ai quarti di finale il Milan aveva vinto per 4-3 rigori. Agli ottavi di finale il Milan aveva vinto in Marsiglia 4-1. Il Napoli aveva pareggiato 2-2 contro il PSG, poi perse rigori, nella prima sarà anche vinta, la Juve ha perso 4-3 contro il PSV, mentre il Napoli ha superato primo questo girone, la Juve primo quest'altro girone, poi il Milan ha passato secondo questo girone e per finire l'Inter è andata terza in questo girone, Europa League. Andiamo a vedere l'Europa League, appunto. Nessuno è andato in semifinale, in finale la Roma in semifinale ha perso 5-3 contro la Roma, contro, scusate, la Roma 5-3 contro l'United, la Roma aveva vinto 3-1, 5-3 contro il Real Madrid, no scusate, 1-0 contro i Rangers, la Fiorentina ha perso 4-2 contro il Monaco ai quarti di finale, agli ottavi di finale la Fiorentina aveva vinto 3-1 contro Genk e la Roma aveva vinto 5-3 contro il Nottingham Forest, ai turni preliminari l'Inter ha perso 2-1 contro il Monaco, sicché non si è qualificata. La Fiorentina ha vinto 3-2 contro l'Ipsia, sì che la Fiorentina è passata seconda in questo girone, mentre la Roma è stata prima in questo girone. Andiamo alla UEFA Conference League, in finale un'italiana, Bergamo Calcio, che ha battuto il semifinale, la Crappatene 3-0. Ai quarti di finale ha battuto il Bergamo Calcio per 3-2. Agli ottavi di finale, sì, scusate, Bergamo Calcio ha battuto, sì, il Copenaghen 3-2. E ha battuto agli ottavi di finale l'Elsk per 6-4. Ai turni preliminari nulla perché è passata, mi viene da dire, prima in questo girone. Detto questo, direi con i nostri bei titoli, tre titoli, con i nostri bei tre titoli, noi ci vediamo all'inizio della quinta ed ultima stagione con questo Napoli. Entrati nella quinta e ultima stagione, andiamo a vedere la rosa. In porta tengo Meret, tengo Lini e tengo Fontini. Tesisi tengo Davis e Antonuir, in difesa tengo De Ligt, Upamecano, Kim e Tete, su destra tengo io Lorenzo Zanoli, come CDC tengo Tuacciamene, tengo Camavinga, Gomez e Le Penant, come CC tengo Zielinski, Kvaratskhelia, Gaetano ed Elmas, come TT tengo Osimhen, Rashford, Huai, Jackson e vendo Vitinha. Detto questo, non ho nessuno da prendere, solo da vendere Vitinha. Io direi che noi ci vediamo alla fine, perché tanto devo comprare solo, alla fine di questa quinta e ultima stagione.
vedere quali altri, con quali titoli concordiamo. Ci vediamo alla fine di questa quinta ed ultima stagione. Io direi che ci giochiamo questa ultima partita per vedere un po' la squadra com'è. Mi volevo giocare in teoria. Di solito mi gioco sempre la prima partita della ultima stagione. A questo giro cambio, faccio l'ultima partita dell'ultima stagione, ovviamente. Io direi che questa squadra è spettacolare. Andiamo in campo. Una squadra veramente spettacolare, mostruosa. Proviamoli. I giocatori di questo Napoli. Ora qui si fa i classici tiri. Ecco che si C'est un match parte. entre le premier et le deuxième du classement en fin de saison. Bonsoir à tous, la nuit est claire et dégagée. Aspettate che levo l'audio perché levo il commento in francese. Commento francese anche no. Levo subito. Qui abbassiamo il volume della cronaca. È tutto pronto per questo Napoli-Milan. È iniziata il Milan con Gomes verso Kamada. Kamada avanza. Kamada fermato in difesa di Lorenzo Osimhen. Osimhen la piglia Rashford, ancora verso Osimhen. Osimhen, sbaglia, poi arriva Zielinski. Respinto, Leao può partire, non la passa Gomez. Gomez verso la fa Leao, ancora verso Gomez. Gomez è andato via, Gomez! Power shot di fatto. Meret per Upamecano De Ligt di Lorenzo. Tuacioni. Osimhen, ancora Tuacioni, ancora serve Osimhen, sbaglia Osimhen, Maignan, Lenormand, la palla al piede, Yeray, Colomuani, Gomes, ancora Gomes, scappato Gomes, fermato da Upamecano. Tuacioni, Zielinski, palla per Osimhen, bellissima, fuori gioco, Lenormand, palla verso Gomez, la piglia il Napoli, Osimhen, vede Rashford, nulla di fatto, ora può partire il Milan con Leao, Di Lorenzo ferma, Camavinga, Tuacioni. Osimhen, Rashford su dei due. La piglia Tuacioni, ancora per Osimhen. Può andare Osimhen. Victor Osimhen. Osimhen. Io direi che ci facciamo solo il primo tempo, poi il secondo me lo gioco per conto mio, però ci facciamo il primo tempo e poi andiamo a vedere cosa abbiamo fatto in il campionato. Osimhen, palla per Rashford, decima palla per Rashford! 2-0 Rashford! Devastante codesto Napoli! Capitano è ovviamente Di Lorenzo. Di Lorenzo non ho visto, ma dovrebbe essere un 90. Controlliamo, cioè è scritto qui vero? No, è sceso di 1, peccato perché saliva a 90, forse è sceso di 2 ed è ovviamente arrivato a 90, ma se no complimenti lo stesso per l'89.
Oh, di Lorenzo Meretta. Ufa, ma cara. Pure Zelischi era tipo 89. 91 Zelischi. Zelischi invece è salito. Di Lorenzo. Piglia va di Lorenzo. Scambia con Zelischi. Quell'altro vecchietto. Va Zelischi. Oh, salta! Oh, Magnan. Para tutto. Colomoni, nulla, Camavinga, Zielinski, Magnan, attento. Oh, Magnan, Camavinga, Osimhen, ci ha provato. Basta la Makers, ancora sulla Makers. Palla indietro per Gomez. Palla per Osimhen. Osimhen. La passa a Marcus Rashford ed è 0, 3 a 0 in 40 minuti per questo Napoli che devasta il Milan. Questo 3 a 0 roboante. Camavinga. Osimhen. Osimhen! Tu! Il palo di Osimhen! Upamecano! Nulla ancora Upamecano! Ferma Yeray! Leao palla Kamada! Kamada ancora verso Leao! Leao accelera! C'ha delicta addosso! Finito questo primo tempo, io direi che mi finisco io la partita per conto mio e noi ci vediamo a fine partita per vedere cosa abbiamo fatto, cosa ha fatto questo Napoli e il giocatore. Ci vediamo a fine partita. Stagione quinta ed ultima stagione finita, andiamo a vedere prima di tutto la rosa. Alex Meret, 90 più 2. Gollini 80 più 1, Contini 71 più 1, Dest 92 più 2, Atnuir 83 più 1, De Ligt 93 più 1, Upamecano 89 più 1, Kim 86 più 1, Theat 84 più 1, Di Lorenzo 88 meno 1, che non è arrivato a 90, ma grande Di Lorenzo, Zanoli 78, Tuacciminin 91 più 1, Camavinga 92, Gomez 83 più 1, Lepenant 80, Zielinski 91 più 2, Varaschena 93 più 1, Gaetano nulla, Elmas 86, Elmas 86, Osimhen 94 più 1, Rashford 95 più 2, Y 82 e Jackson 84. Due cose. Osimhen del Napoli 90, Varaschena del Napoli 90, Zielinski del Napoli 90. E Meret del Napoli 90. Mancava, giusto, se Di Lorenzo aveva un meno 2 era un altro 90 del Napoli. Doveva avere meno 2 però. 4 del Napoli, della squadra di prima del Napoli, 90. Detto questo, andiamo a vedere un attimo le statistiche generali, i gol e gli assist. Nessun assist per Meret. 37 Rashford, 27 Osimhen, 19 Kvaratskhelia, 14 Zielinski, dovrebbe sbagliare nome, 8 Davies, 5 Tchouaméni, 4 De Ligt, mentre gli assi sono 17 Zielinski, 13 Camavinga, 12 Kvara, 12 Rashford, 9 Osimhen, 4 Davies. Detto questo, visti velocemente i cosi, andiamo a vedere il campionato. Il campionato ormai non chiudo manco più gli occhi. Potrebbe essere una sorpresa, non è una sorpresa, primi a 90 punti. 4 sconfitte, ma la seconda ne ha fatte ben 7. Con 38 gol subiti e 90 fatti, una squadra devastante. Siamo la migliore difesa del campionato e il migliore attacco del campionato. Senza dubbio, senza sì, senza nessun dubbio. Miglior attacco e migliore difesa del campionato. Direi. Ora andiamo a vedere la Supercoppa. Vinta! Che campionato Supercoppa, andiamo ad aggiungere due
titoli, li vado a scrivere se non me ne scordo. Aspettate che scrivo. Per ora aggiungo due titoli, Supercoppa e Campionato. Coppa Italia vinta, sicché mettiamo 3. La UEFA Super Cup non ci sarà noi. In Champions League, nessuno italiano in finale, nessuno italiano in semifinale. Le quarti finali abbiamo perso 3-2 contro il Lipsia. Il Milan ha perso 3-0 contro il City. Però aveva vinto 4-2 contro il United. Mentre il Napoli aveva vinto per 5-0 contro lo Sporting di Lisbona. Per il falso girone, il Napoli è passato primo in questo girone. Juve terza Europa League in questo girone. Lazio terza Europa League in questo girone. Milan primo in questo girone. E nulla, andiamo a vedere l'Europa League, potrebbe essere finale italiana. Roma-Juventus finale italiana. Semifinale, la Roma ha battuto l'Atletico 4-2 e la Juventus il Villarreal per 4-2. Ai quarti di finale il Villarreal ha battuto per 5-1 la Lazio, Juventus 4-2 il West Ham, la Roma 7-0 il Midtjylland. Agli ottavi di finale la Juve ha battuto 5-2 l'Espagnola, la Lazio ha battuto 3-1 la Spurs, la Roma ha battuto l'Inter per 3-2 e il Bergamo Calcio ha perso contro il West Ham per 5-4 rigori. Nei turni preliminari invece la Juve, che è scesa dall'Europa League, ha vinto 3-0 contro il Wolfsburg, la Lazio 4-1 contro la Puel, la Roma per 6-5 contro l'Arsenal. Perché? La Roma è passata seconda in questo girone, l'Inter prima in questo girone, e c'è anche il Bergamo Calcio, è passato primo in questo girone. Andiamo a vedere l'Europa League, la Conference League, scusate. Nessun italiano in finale, nessun italiano in semifinale. L'Estoril di Praia. Nessuna italiana in semifinale, nessuna italiana nemmeno ai quarti. Agli ottavi di finale nessuna italiana, strano. Turno preliminare nessuna italiana. Scheda italiana in Europa League, in Conference League, scusate, è scesa. E la Sverona terzo, un po' di rosic perché 8-8, un po' rosicato. Spero questo video vi sia piaciuto. Finiamo, concludiamo con un bel tre titoli per noi. Sette titoli in totale per questo Napoli. Direi, spero il video vi sia piaciuto. Recuperate gli altri episodi di questa 5 anni challenge. E recuperatevi quanti anni ci vuole per vincere la Champions League con Zitor Wumbo, sempre sul canale. E nulla, non vi spoilerò nulla. Ho preso Zitor Wumbo e ho provato a vincere la Champions. Scoprite quanti anni ci ho messo. E ve l'ho diviso in tre episodi. Scoprite quanti anni ci ho messo. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo video, che dovrebbe essere con, se non mi sbaglio, con la Roma. Ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.